Questo social caffè ha un ospite particolare, Lucana Stefania Romito. Benvenuta, viene da Milano, viene dalla Lombardia, però le sue origini sono lucanissime nel Vulture, a Rapolla in particolare. Rapolla dove ha ambientato questo thriller, Il buio dell'alba, che abbiamo presentato qualche sera fa nella chiesa metodista di Rapolla, quella bellissima struttura che si vede quando si va a Rapolla verso Melfi. Ecco, era una serata straordinaria, piena, ti abbiamo visto anche un po' commossa. Perché commossa? Perché quella chiesa che cosa rappresenta? Intanto Armando ti ringrazio per avermi invitata in questa bellissima trasmissione televisiva. Eh sì, rappresenta molto per me quella chiesa. Rappresenta, intanto dobbiamo dire che la chiesa metodista di Rapolla è il punto di riferimento religioso della comunità Che appunto ha quasi 100 rapollese, anni di che ha quasi 100 costruzione. anni, ma anche un punto di riferimento culturale Certo. importante. E anche un punto di riferimento proprio relativo alla storia personale della mia famiglia, perché è stata edificata da mio nonno nel lontano 1930. E quindi rappresenta per me un luogo simbolo che parla appunto della mia storia, delle mie origini, è un luogo di memoria per me. Ed ecco perché ero così commossa e tu l'hai colto subito. Abbiamo visto, insomma, grazie all'impegno di Maria Grazia, di Rino, quanto ci tengono a questa struttura che potrebbe rischiare in futuro di non esistere più, però abbiamo fatto l'invito appunto quella sera alla comunità di Rapolla che fosse tenuta sempre in vita, perché è l'unica struttura in Basilicata che ha quel tipo di struttura architettonica particolarissima. E poi a te legate, insomma, tu sei legata per l'aspetto familiare, lì si sono sposati i tuoi genitori, raccontavi. Assolutamente, sì, e quindi mi batterò fino alla fine, no? Non deve Dobbiamo. assolutamente È un essere patrimonio chiusa. lucano, assolutamente Certamente, lucano. certamente, Ecco, ma in condivido. questo libro c'è Rapolla, anzi c'è Rapolano. Ho avuto il piacere di leggerlo, di recensirlo. È un libro particolare e l'hai strutturato a mo' di thriller. Cosa cambia fra un thriller, un noir, un giallo? Perché proprio la struttura del thriller? Sì, è un thriller perché è comunque un intreccio ricco di misteri. Ed è secondo me un qualcosa di diverso rispetto al giallo canonico tradizionale, dove appunto vi è solitamente un omicidio o anche più omicidi, l'indagine che viene eseguita da parte delle forze dell'ordine, vi è quindi la risoluzione dell'enigma e di solito appunto l'indagine viene effettuata appunto dalle forze dell'ordine, quindi carabinieri oppure anche molti detective privati, vanno molto di moda, no? Nei film e anche appunto nei romanzi. E dunque c'è sempre una vittima, c'è sempre un agnello sacrificale, eh? In questo Esatto. caso è una donna, ma non Sì, aggiungiamo no. altro con i tempi che corrono, perché c'è comunque il femminicidio, insomma, questa Certo. violenza che rimane cronaca quotidiana. Purtroppo Ecco, sì. e poi le forze dell'ordine hanno una caratteristica che io rilevavo, insomma, alquanto, tra virgolette, buonista si può dire, è una Sì. sorta di utopia. Sì, ma più che altro ci tenevo a porre l'accento proprio sul fatto che l'indagine doveva essere eseguita e portata avanti e comunque anche portata a compimento dai protagonisti, dai giovani protagonisti dell'intreccio, che sono appunto Tonino, e questo lo Sono possiamo dei giovani, dire, un certo, giovane sono dei adolescente giovani. 17enne che poi nel corso della storia diventerà maggiorenne, ma soprattutto la cara amica Maria, ex compagna di scuola, e la cugina Nina. La cugina appunto di Maria. Quindi questa indagine viene condotta da questi tre adolescenti e questa è la particolarità, penso che comunque lo distacca dal giallo canonico. E Ed comunque. è una sorta anche, si può dire, di romanzo storico. Perché? Esatto, Perché tu infatti. torni in una storia, ahinoi, cruenta, che è legata appunto al mondo protestante di 5 secoli fa. Che cosa accadde? Eh sì, infatti in questo libro il passato emerge in maniera inizialmente molto lentamente, potremmo dire, ma poi in maniera molto forte e si va ad intrecciare al presente dei protagonisti. Sì, purtroppo è un evento molto tragico di Accadde in cui pochi Calabria. conoscono, sì, la strage dei Valdesi avvenuta a Montalto nel 1561 e quindi. Anche questo ovviamente è un qualcosa che si ricollega alla storia della mia famiglia, perché io ti ho raccontato, vero Armando, che mio lontano antenato, il nonno di mia nonna, andò alla fine dell'Ottocento in America e si convertì alla religione protestante, poi una volta tornato a Rapolla diede vita alle prime comunità di metodisti e
quindi è tutto un intreccio, ovviamente, certo, che si ricollega alla storia, alla mia vicenda personale. Che poi Rapolla, insomma, da sempre ha questo punto di riferimento, non solo sì, nell'area del Vulture, ma dico a livello anche regionale e certo, dell'area nord. Insomma, Rapolla c'è dentro in questa storia, le tue origini, i vicoli, il castello che non è quello di Rapolla ma è quello di Melfi, quindi hai collegato, diciamo, quest'area particolare, quindi le tue radici, le tue origini, così spese così bene nel racconto che si snoda e si scioglie davvero con molta leggerezza, si può dire, con qualche momento anche di, appunto, di noir, possiamo dire, ci sono degli assassini, insomma, ci sono delle scomparse, insomma, tutto che cade in una maniera molto ben calibrata come racconto, insomma, nella prefazione viene ben esaminata. Che ha fatto una bellissima redazione, prefazione, appunto. Pierfranco Bruni, già Franco candidato Bruni, al Nobel per la letteratura. Per la letteratura, insomma, quindi ti ha dato belle soddisfazioni finora questo libro. Devo essere sincera, sì. Tra l'altro ho appena vinto, e lo dobbiamo sottolineare, certo, mi dimentico sempre di dirlo, ma Il buio dell'alba è risultato essere il vincitore del premio speciale d'eccellenza conferito dalla società Dante Alighieri insomma, di Roma. Quanto dire. Quindi sono veramente molto molto orgogliosa, ma non tanto per il, diciamo, per la storia, per l'intreccio, ma soprattutto perché comunque è una storia che accende un faro su quella che è la comunità di Rapolla, ma soprattutto su questo borgo che io considero veramente magico. Dell'anima. Sì, dell'anima, come struttura, che vive dentro di me. Certo, come struttura narrativa c'è l'aspetto anche, tra virgolette, cinematografico, perché può essere speso anche sotto questo aspetto. E c'è un'idea di una scrittura di sceneggiatura? Ma io mi auguro di sì, tra l'altro sì, ti ringrazio, beh, tu sei critico cinematografico, quindi hai colto immediatamente questo aspetto. La scrittura è giornalistica, resocontista, ad immagine, perché appunto deve mostrare più che raccontare. E in questo ho avuto un grande maestro, che è Stefano Massaron, uno scrittore di noir, tra l'altro da alcuni suoi romanzi hanno tratto dei film di successo. E quindi ho avuto la fortuna di collaborare con lui. Stefano subito mi ha detto: guarda Stefania, stai attenta alla scrittura, perché la trama è molto complessa, certo, quindi la scrittura veramente deve essere essenziale. Esatto. E io mi auguro, insomma, di essere riuscita in questo proposito. Insomma, emerge bene, c'è la lucanità, c'è la tua Rapolla, c'è il Vulture, c'è il castello fantomatico, però comunque è il richiamo sicuramente al castello di Melfi. Insomma, storie di giovani, soprattutto di giovani che vogliono cambiare, vogliono modificare. Sì. Ecco, ci sono tutti questi aspetti importanti e che tu fai emergere con molta, così, libertà anche di espressione. Immediatezza, mi auguro, libertà, questo è quello che libertà di espressione. C'è un brano, una poesia particolare, ecco, che vorrei che tu leggessi e dedicassi ai nostri spettatori, e così, è anche un omaggio alla nostra terra. Io ringrazio anche dell'amicizia di Massimiliano, tuo marito, una carissima persona, e quindi vorrei che leggessi questo brano stupendo dal libro. Beh, che fa parte. Prego. Ti ringrazio del fatto che ti sia piaciuto, che tu l'abbia definito stupendo. Ecco, ovviamente non posso raccontare, perché non si raccontano i libri, si deve creare l'atmosfera. Mi limiterò a dire che si tratta di una lettera che viene appunto rinvenuta in maniera del tutto fortuita. Un'aggiunta è questo libro di L'Enigma Sciascia. Sì. E dove c'è anche un tuo brano, e noto fra gli autori c'è Carmen D'Estasio, certo, la critica brindisina a noi molto cara. Bravissima, e quindi Carmen è stata più volte in Basilicata, a Rio Nero abbiamo presentato dei suoi lavori. Sono e quindi persona di livello, e quindi sì, vedrai il servizio, perché sai che tutto quello che noi facciamo. Allora approfittiamo per salutarla. Per salutarlo, ovviamente. Prego. Tu vivi nelle albe e nei tramonti, dove la follia si trasforma in vita. Vivi nelle mie notti tormentate, in cui la magia diventa il nostro destino. Tu vivi sulle mie labbra assetate e nelle mie mani racchiusa in un sussurro. Vivi in ogni mia parola, in ogni pensiero, rendendo vivo il mio pensare. Tu vivi nel mio sogno, e sognandomi ti vivo in una magica alchimia che è meraviglia. Io vivo e rivivo
al suono della tua voce, in un'armonia di parole che è poesia. Tu vivi e vivendoti, io vivo di te. Bellissimo, grazie Stefania. Quindi un libro grazie ricco, c'è anche una bella pagina di poesia, insomma è un intreccio, un thriller, quindi a Rapolle è andata bene la presentazione, magari ne faremo anche altre in Basilicata. Me lo auguro, allora, davvero. Allora, buon caffè. Buon caffè, buon rientro in Lombardia, sul Lago Maggiore, dove ci sono molti lucani e molti rioneresi. Grazie. A presto.